Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere e in questa parte andremo ad affrontare i rivali e i nemici di Ash. O meglio, inizieremo a farlo, andremo a risfidarli. Questa è la nostra squadra, il nostro Dream Team che ho assemblato prendendo i Pokémon secondo me più forti e più belli da usare, cercando di fare anche una squadra equilibrata tra quelli che ho preso Ash. Quindi abbiamo Sceptile con la Mega Pietra per farlo evolvere, Charizard con la Mega Pietra per farlo evolvere nella forma X, Pikachu, Greninja con l'acqua mistica, l'acqua magica mi sembra si chiama in italiano, ovvero quella che gli potenzia le mosse di tipo acqua, Donphan con il Rapidartigli per permettergli di attaccare qualche volta prima dell'avversario e Heracross con la sua Mega Pietra. A questo punto andiamo a fare la prima sfida, ovvero quella contro Oak, o meglio contro Gary Oak, il nostro primissimo rivale, che indovinate un po' dov'è? Sicuramente sarà qui a Pallet Town, a Biancavilla. Eccoci qui, cerchiamo Gary. Secondo voi sarà una sfida intensa? Per me sì, per me iniziamo proprio bene questo video con la sfida con Gary. Ed eccolo qui, nel cortile, nel cortile sul retro del professor Oak. Allora, Gary inizierà con Blastoise, quindi io inizierei con Sceptile e poi vediamo come va. Allora, andiamo. Salve Gary. Cosa stai facendo qui, Glacial? Non dovresti essere fuori a diventare appunto un maestro Pokémon? Ah, immagino che tu voglia vedere come se la sta cavando il tuo vecchio amico. Beh, posso fare una piccola pausa per combattere contro di te? Gary, ragazzi, sarà sempre il rivale perfetto, il rivale prototipo proprio che, da cui è partito tutto, no? Il rivale stronzo, ma che poi un po' si ricrede. Insomma, tanta roba. Andiamo a Mega Evolvere il nostro Sceptile a fare Leaf Blade su Blastoise. Buon danno. Che Blastoise usa Rapigiro e aumenta la sua velocità e poi Hydro Pulsar. Ok. Perfetto, poi Arcanine, sostituiamo e mandiamo in campo Greninja. Allora, Surf e addio Arcanine. Bellissimo come Pokémon Arcanine. E questo ci permette anche di far evolvere il nostro Greninja nella forma Ash. Ora Nidoqueen, lasciamo in campo Greninja. E andiamo ancora di Surf. Altra mossa super efficace, potenziata sia dalla forma Ash di Greninja, sia dallo strumento che gli abbiamo dato, quindi è potentissimo. Contro l'Activare invece manderemo Donphan. Proprio lui. E andiamo di Earthquake. Perfetto. E Scizor? Beh, contro Scizor potremmo usare Charizard. È di livello così alto Charizard perché l'ho usato per allenare i Pokémon del Living Dex, da far evolvere nel Living Dex, quindi piano piano si è preso un sacco di livelli. Ed ora è a livello 93, quindi ovviamente Charizard cerco di usarlo il meno possibile. Umbreon. Heracross è tutto tuo. Non possiamo già farlo evolvere? Cioè, non possiamo farlo Mega Evolvere. Andremo di Close Combat. Perfetto, disintegrato anche Umbreon. Heracross sarà a livello 64, non male. Dovrei tornare al lavoro ora. Al professor Rowan piacciono le cose fatte in orario. Beh, non solo a lui, a tutti piacciono le cose fatte in orario. A questo punto, Tracy l'abbiamo già sfidato. Andiamo, voliamo a Viridian City, qui sopra. Eccoci qui. Andiamo a curare i Pokémon e secondo voi qui chi troveremo? Andiamo in palestra. Eccoci. Dov'è la palestra? Qua. E nella palestra troviamo ancora il Team Rocket originario, Jesse, James e Meo.
Il moccioso? Occupiamoci di lui velocemente. Bene, guys. Bene, ragazzi, il capo ci ha dato un lavoro importante, un compito importante, non possiamo deluderlo. E qui possiamo scegliere chi sfidare, se Jesse, James o Meo. Io direi di sfidare Jesse, che dite? E sfidando Meo, succede una cosa simpatica, essenzialmente. Sfidando Meo, praticamente, si va a sfidare davvero solamente Meo. Allora, andiamo di cambio Pokémon, andiamo di Donphan. Ecco qua. E poi andiamo di terremoto. Ah, mi ha avvelenato, infame. Poi Mimikyu. Lasciamo in campo Donphan. E andiamo di terremoto. Ok, togliamo il fantasmanto. Ed ora terremoto. Woodhammer mi ha ammazzato Donphan. Azz, allora, andiamo di Greninja ora che non ha più il fantasmanto. E andiamo di extrasenso. E ancora extrasenso. Così facendo, il nostro Greninja si evolve in questa forma. Ora Yanmega, sì, cambiamo Pokémon contro Yanmega. Avrei voluto mandare Donphan contro Yanmega, ma a questo punto devo mandare Pikachu. Ecco qua. E andiamo di Thunder Punch. Ok, è stato fortunato se è beccato il boost di tutto. Andiamo ancora di Thunder Punch. Un PS su Pikachu. E anche il Team Rocket non riesce a battere Pikachu, proprio scriptata come cosa. Allora, Gorgeist. Non credo di sapere di preciso che Pokémon sia, ma mando il nostro Greninja, perché mi sa di spettro. Ah, è questo, ok. Andiamo di Dark Pulse. Perfetto. Livello 64, poi Wobbuffet. Lasciamo in campo Greninja. E andiamo di Dark Pulse. Super efficace. Ah, che bella soddisfazione one shottare Wobbuffet. Che bello. E abbiamo sconfitto di nuovo il Team Rocket. Allora, andiamo a curarci un attimo i Pokémon. Ecco qui. Perfetto. E andiamo a sfidare questa volta James, per vedere che squadra ha invece il buon James. Eccolo qua, stesso dialogo, ok. E questa volta sfidiamo James. Contro Mime Junior. Perfetto, abbiamo Xyzor. E di nuovo Xyzor. Poi Merani. Contro Merani invece io manderei Pikachu. E andiamo di Thunder Punch. Perfetto, poi Carnivine. Contro Carnivine io userei userei Sceptile. E andiamo di Xyzor, super efficace. Buon danno, prova ad usare Bind ma fallisce. E Leaf Storm, però dovrebbe essere speciale, vero? Avere Debuffera, no, fa schifo. Allora, Inkay, cambiamo Pokémon e mandiamo Heracross. Andiamo a Mega Evolvere Heracross e a tirargli un Pin Missile. Un Missile Spillo.
one shottato con un solo tick, ragazzi. Un solo tick di missile spillo. Perfetto. Quindi abbiamo battuto effettivamente il Team Rocket. Ora battiamo Meo, così completiamo del tutto questa parte con il Team Rocket. Come vedete, non vado nemmeno a curarmi perché per Meo, guardate un po' cosa succede. C'è Meo, letteralmente, a livello 25, tra l'altro, che non ha molto senso, però è così. Ecco fatto. A questo punto ora possiamo effettivamente andare in un'altra regione per sfidare il nostro prossimo rivale. Quindi andiamo qui. Poi qui sopra. E qui dentro. Allora andiamo a Sinnoh. E poi andiamo a Snow Point City, quindi la città dovrebbe essere questa, sì. Diamo una curatina ai nostri Pokémon, perché questa potrebbe essere un'altra sfida abbastanza importante. E qui a Snow Point City abbiamo Paul. Allora, lui inizierà con Torterra. Quindi io andrei di Charizard subito. Salve. Cosa stai facendo qui? Sei venuto a vedere se riesci a sconfiggermi? No, sono venuto a vedere se tu riesci a sconfiggermi, caro Paul. E andiamo di Flamethrower. Poi Magmortar. Contro Magmortar invece mandiamo Donphan. E Earthquake. Flamethrower lo sentiamo, infatti. Però anche lui sente il nostro terremoto. Poi Ursaring. Contro Ursaring invece andiamo di Heracross. E qui direi di fare la mega evoluzione e usare Zuffa. Ursaring non può resistere. Haunchcrow. Cambiamo Pokémon contro Haunchcrow e andiamo di Donphan. E qui Rock Slide. Azz, niente, il nostro Donphan è andato. A questo punto andrei di Pikachu. Thunder Punch. Poi Drapion. Contro Drapion invece manderei di nuovo Heracross. Anzi, Mega Heracross. E andiamo di Earthquake. Ha resistito ad un attacco di Mega Heracross, complimenti. E poi Electivire, lasciamo Heracross. E Earthquake. Perfetto, abbiamo quindi battuto anche Paul. Anzi, ribattuto anche Paul. Mi sto allenando da solo per essere in grado di sconfiggere Brandon. Devo tornare al lavoro. Vai, torna, torna al lavoro. Ora, il prossimo è ancora a Sinnoh. Quindi andiamo direttamente qui. Il prossimo e ultimo per questo video è a Sinnoh. Quindi voliamoci. Ed è a due foglie. Quindi qui. Andiamoci direttamente da Sand Gem Town. E secondo voi chi è? Vediamo se indovinate. Eccoci qui. E qui c'è Barry.
Allora, Barry inizierà con Empoleon. Quindi io andrei di Pikachu. Salve Barry. Oh no, sto perdendo tempo. Oh no, I'm not losing this time. Non perderò questa volta, ok? Sicuro, Barry? Allora, Pikachu, andiamo di Thunder Punch. All'acciaio fallisce e andiamo ancora di Thunder Punch. Addio, Empoleon. Poi Heracross. Contro Heracross io userei. Allora, Heracross è tipo coleottero lotta. Il che vuol dire che un attacco volante lo disintegra, però non un attacco volante, anzi attacchi volanti. Ho però un bel Greninja. Che freme dalla voglia di diventare forma Ash. E gli farò un bel extra senso. Super efficace, bene. Ha provato a one shottarmi con Mega Corno, ma non ci è riuscito. E Greninja si evolve. Allora, poi abbiamo Hitmonlee. Lasciamo Greninja in campo. Ancora extra senso. Ah, zuffa. Ok, ci sta che mi abbia ammazzato. Peccato. Allora, mandiamo in campo Sceptile. Leafblade. Staraptor. Contro Staraptor mando Donphan. E andiamo di Rock Slide. Di nuovo Rock Slide. Infine Roserade. Contro Roserade invece userò. Contro Roserade manderò Sceptile. Xissor. Ah, Poison Gem, che male. No Xissor. E mi ha avvelenato. Skarmory. Invece contro Skarmory userò Heracross. Anche a costo di subire magari un attacco di tipo volante e essere one shottato. Allora, andiamo di Mega Evoluzione e Close Combat, che so non essere super efficace, eh? Proviamoci comunque. Di pochissimo non è morto, di pochissimo. L'idea era buona però, eh. Niente, Slash ci one shotterà. Ah, invece no, incredibile. Ancora Close Combat. Perfetto. Cos'è appena successo? Che hai perso? Un'altra volta. Ah, la prossima volta. Che perdo. Aspetta, next time I lose, you're getting a fine. La prossima volta che perdo, ti prenderai una multa, credo. Dato che Barry era fissato con le multe. A questo punto, però, vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video.